Le famiglie sono 117 e la cassa integrazione finisce a maggio. La preoccupazione, tant'è che stamattina siamo qua anche per questo, perché finisce questo ammortizzatore sociale e oltre a questo non c'è più niente se non il licenziamento definitivo. Il gruppo Fantoni investe ancora 25 milioni di euro per tre nuovi impianti produttivi, ma nel piano Lirpinia non c'è nessuna novità per la Nuovolegno, che resta su un binario morto. I lavoratori, un centinaio, sono in cassa integrazione per cessazione attività fino a maggio. Per loro la notizia di nuovi investimenti al nord, in Friuli, suona come una beffa. Questa mattina, insieme ai rappresentanti sindacali, i dipendenti si sono ritrovati all'ingresso della fabbrica di Arcella, frazione di Montefreddane. Con loro il sindaco Valentino Tropeano, rabbia e delusione, i sentimenti prevalenti. Ormai appare difficile che Fantoni possa tornare sui propri passi, così come che un nuovo acquirente si faccia avanti. La proposta del sindacato è quella di fare del mega stabilimento un polo del riciclo, del legno, ma non solo. La CGIL immagina anche un esproprio del capannone. Quanto riguarda questo stabilimento, si sono ipotizzate varie situazioni, cioè quello di creare proprio un polo del riciclo, che oltre al legno ci sia il riciclo della plastica, ci sia il riciclo della carta, ci sia il riciclo del ferro, tutti i materiali che possono essere riciclati, anche perché la nostra provincia, tramite i dati di Irpini Ambiente, è una di quelle province che oggi per smaltire, per riciclare questi prodotti li deve trasportare fuori provincia, fuori regione o addirittura fuori nazione. E questo ci sembra assurdo. L'iniziativa è stata fatta, l'iniziativa vuole essere portata avanti e aspettiamo che la politica e gli enti preposti ci diano delle risposte precise ed esatte su questa problematica. È una zona che può essere assolutamente appetibile, peraltro per come ho detto prima, anche una visione di un New Green Deal che pensiamo come organizzazioni sindacali, abbiamo proposto al Presidente Conte di fare un ragionamento mirato e puntuale sul territorio della Valle del Sabato, coinvolgendo le associazioni e gli amministratori. Si può pensare di rilanciare un'attività di riuso e di riciclo di vari materiali non impattanti e utile praticamente per tutto il Mezzogiorno, considerando l'epicentricità di quest'area.